Ciao a tutti, vado a vedere insieme a voi questo piccolo accessorio. Si tratta di un allarme tascabile ideale per delle situazioni di pericolo marcato o cona. Allora, il prodotto arriva all'interno di una scatolina di cartone, come potete vedere. Il foglietto illustrativo è presente, è in lingua tedesca. Comunque è facile l'utilizzo, adesso lo andiamo a vedere insieme. Come dicevo all'inizio, si tratta di un accessorio che può essere utilizzato ad esempio quando si è in una situazione di pericolo, come diceva anche la confezione Stop Violence Day, quindi è un prodotto indirizzato specialmente per le donne contro appunto per prevenire gli stupri. Questo perché se siete ad esempio in una passeggiata notturna dove c'è poca gente, potete semplicemente andare a togliere questo gancetto e far partire il cicalino. La funzione quindi è principalmente quella di utilizzare questo prodotto per richiamare l'attenzione della gente, per chiamare quindi aiuto, però sul lato destro, come vedete, c'è anche questo pulsante che permette di utilizzare questo allarme anche come lampadina LED bianca per cercare ad esempio, non lo so, il vostro portafoglio, il vostro smartphone all'interno della borsa. Come vedete, il gancetto in acciaio inox, si va a agganciare alle chiavi o anche al gancio di stoffa dei pantaloni. Per avviare il cicalino si strappa questo gancetto e per stoppare il cicalino si va a riporlo all'interno. Le dimensioni sono veramente contenute, quindi si parla di 6 centimetri circa per 4 centimetri di larghezza. Abbiamo un peso estremamente leggero, una batteria che si va a sostituire andando a svitare queste due viti. Cosa posso dirvi di altro? Beh, posso dirvi che c'è una potenza di 120 decibel, che non è paragonabile ovviamente a un allarme di una macchina o quello che avete, non so, in casa contro i ladri. Però comunque è un allarme che serve per attirare l'attenzione di persone nelle vicinanze. Ovviamente dico questo, cioè che è meglio evitare di girare in giro di notte soli, soprattutto se si è in una zona un po' malfamata. Questo perché nonostante il cicalino possa suonare, se qualcuno ha intenzione di rapinarvi o comunque di commettere uno stupro, per dire, basta effettivamente poco per disattivare questo cicalino, ovvero se uno lo va a schiacciare sotto i piedi, l'utilizzo poi aggiunge alla fine, quindi potrebbe anche andare peggio. Quindi la situazione, il consiglio è quello quindi di portarvelo dietro, può essere utile sì, però ovviamente servirebbe ecco evitare magari di notte di girare soli, specialmente in luoghi malfamati. Questo perché non proteggi effettivamente al 100% da eventuali aggressioni. La luce è questa, una luce LED bianca, non paragonabile a quella di uno smartphone, sto parlando della torcia dello smartphone, però comunque fa il suo dovere. Vado anche a illuminare così, senza riflettore acceso. Prima di salutarvi, e spero che questa video recensione vi sia stata in qualche modo utile, vado a fare appunto il test per farvi sentire la potenza del cicalino. Non so quanto renderà attraverso il microfono della telecamera, comunque fidatevi che il rumore dà anche fastidio alle orecchie, è abbastanza potente. Il gancetto non si estrae del tutto, si estrae di poco, ma per disattivarlo basta rispingerlo dentro, come dicevo già prima. È un regalo sicuramente che potete fare alla vostra ragazza, alla vostra moglie o madre, un regalo che comunque può essere utile in determinate circostanze. Spero quindi che questa video recensione vi sia stata utile. Faccio il test insieme a voi e se avete domande non esitate a pormele. Io sono qua. Sta arrivando uno sconosciuto, quindi cosa facciamo? Stacchiamo il cicalino e iniziamo forse a correre, che è anche meglio.